Franco, guarda. Franco, vengo lì perché c'ho... Cosa sai, cosa fai? C'ho un po' il cavo che dà fastidio. Lo so, ma perché? Cosa c'entra il cavo, la chitarra? È cabaret, Franco, hai sbagliato serata. Eh? È cabaret, no, adesso ti spiego cosa voglio fare. Cosa? Buonasera. 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 Buonasera a coloro che sono intervenuti qua. Bella maglietta, e sono molto bravi. E sono seduti così sulle cose che si è portato la poltrona da casa. Grazie, signore. C'è un motivo. C'è un motivo, esattamente. Un motivo. Comunque, la serata del cabaret cosa c'entra la chitarra e la musica? Io non sono venuto per fare cabaret questa sera, bensì per portare un momento particolare. Cioè? Perché non è giusto, anche in una serata di cabaret, non è giusto che si faccia solo cabaret. Perché? È bello che si portino anche dei messaggi particolari, perché... D'accordo, noi siamo qua in un posto bellissimo, dove c'è un mare bellissimo, un anfiteatro meraviglioso, gente stupenda, stasera ci divertiamo, però dobbiamo anche pensare che al mondo c'è tanta gente che si diverte più di noi. Che vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa c'è? Che cavolo! Ma uno può fare quello che vuole, se non si diverte di più meglio per lui, scusa. Devi criticare anche quelli che si divertono di più. Comunque, cosa vuol dire questa cosa? Io voglio sapere perché sei venuto qua, che sei iniziato lo spettacolo, c'è il cabaret e tu ti presenti con la chitarrina, perché? La chitarrina ha un motivo, speriamo che funzioni, facciamo una prova. Funziona. Vengo a portare la canzone, un pezzo di un amico che ha un problema, cioè è in prigione e mi ha chiesto questa sera, in un momento ilare come questo, di portare un pezzo che ha scritto lui, un pezzo musicale, un pezzo di chitarra, e che si intitola Libertà. Vabbè, nel cabaret non c'entra niente, però mettiamo un momento sociale. Un momento sociale, perché no? Per cui dovete pensare a questa persona che è dietro le sbarre, guarda fuori, vede la libertà, sogna la libertà. La anela giocava nella Roma, Sebastiano anela la libertà e non riesce ad averla, per cui vorrebbe fare qualcosa per arrivare lì, cioè dove c'è la libertà, e ha scritto questo pezzo che voglio proporvi questa sera, che si intitola appunto Libertà. Vabbè, dietro le sbarre, sì. Che guarda qui, sì. Si pensa, c'è il cavale che aspetta, vai. Libertà, momento sociale. E la prima per seccarle qua. Il sociale l'abbiamo già fatto, basta, e non siamo un ente benefico, per cortesia. No, allora volevo fare un'altra cosa. Un'altra cosa, diversa? Sì, perché va bene, d'accordo, fare le canzoni sul sociale, ma io ho anche un passato di musicista importante, tu sai che io ho suonato in un gruppo. Come si chiamavano? Complesso. Come si chiamavano? I Vere Colene Complesso. Vere Colene. Poi abbiamo dovuto cambiare nome perché dicevano tutti che facevamo cagare. È vero, è vero. E allora ci siamo sciolti. Basta! Siamo sciolti. Succede. Adesso invece suono con un gruppo di ragazzi colombiani. Come si chiamano? I Narcos. Ecco. È un gruppo che sta tirando mica da vero. Ma metteva avanti bene, metteva avanti così, sta attento. E... Cos'è quella cosa? O lo fate o non lo fate. Beh, comunque dicevo che ero venuto a proporre appunto questa cosa particolare con la chitarra, volevo proporre un trittico di un amico mio cantautore che si chiama Luigi Rossetti, Gigi Rock in arte, Gigi Rock, e il quale ha fatto delle canzoni bellissime e che io ho ripreso, e un trittico di canzoni di Gigi le vorrei fare. Io lo conosco, è un professionista serio, insomma, mi fido di lui, di conseguenza sarà sicuramente qualcosa di importante. Bene, andiamo con questo trittico meraviglioso. Prego. La prima canzone di questo trittico si intitola Questa notte ho dormito nudo. Cos'è, introspettiva? Sì, introspettiva. Ovviamente non faccio le solite. No, perché le altre. Prego. Questa notte ho dormito nudo. Sono sempre più convinto che tu sia un pilastro meraviglioso.
grazie. Sempre più convinto. Grazie, davvero. Però capiscono, c'è cioè, introspettiva, cioè introspezione. Il secondo pezzo di questo trittico è una bellissima canzone che si intitola Il matrimonio. Bello perché cambia. Grazie. Mi viene un po' sulla pizza, mi viene su. Il terzo pezzo, siccome trattasi di un triplo trittico, la terza canzone si intitola Lo scaricatore di Porto. È l'ultima? È l'ultima. Per fortuna. Cambia almeno? No, è sempre la stessa. È chiaro che cambia. Sono una diversa da un'altra. D'altronde questa arriva dall'ultimo dell'anno dell'anno scorso. Ma, che gente, comunque niente, io ho dato sono senza parole. Il pubblico, un pubblico meraviglioso come siete voi. Siete immensi. C'è la tua lingua che arriva dappertutto. Siete immensi, tu al massimo sei immensa a mangiare questo. Io sono immensi, meravigliosi. Grazie davvero, grazie. Abbiamo bene. Per la nostra razione l'abbiamo fatta. Posso andare? Io direi che possiamo andare, però prima di andare, vieni qua, almeno aiutami a fare.